Agnese, che tutti chiamano Steno, nell'estate del 1982, a 13 anni. È l'estate magica in cui l'Italia di Paolo Rossi ed Enzo Birzot vincerà i mondiali di calcio contro la Germania Ovest. È anche l'estate in cui lo zio Arturo Prats, detto leggenda, si mette in testa a giocare la sua partita, raccogliendo i vecchi amici per sfidare il giorno della finale gli amici infermieri del manicomio. Già, perché Arturo Bonds, Mario, Bobby e tutti gli altri sono legati ad un passato comune, sono ex pazienti del collegio. È così che chiamano l'ospedale psichiatrico della città e ne sono usciti grazie ad un dottore rivoluzionario e gentile, uno che ha cambiato il mondo, Franco Basaglia, in sella alla Vespa dello zio, lanciata per le strade di una Trieste avvolgente e carica di fascino. Steno segue le incredibili avventure della squadra dei matti, a cui scopre a un certo punto è legato anche il destino della nazionale azzurra. Arturo e i suoi compagni cercheranno la loro rivincita, portando sul campo rabbia, paura, speranze e ogni scintilla della propria esistenza, per dimostrare che diverso e normale significano spesso la stessa identica cosa.